Un saluto a tutti gli amici e benvenuti a questa nuova live dedicata a Farming Simulator 19. Allora, quest'oggi ci occuperemo dei tre campi, li andremo a trattare con la Calceviva. Faremo un trattamento appunto con la Calceviva e dopodiché poi provvederemo a fare un po' di lavoretti qui intorno e cercheremo anche di piantare un po' di seminare un po' di avena, perché prossimamente acquisterò la stalla e l'allevamento per i cavalli, quindi ci sarà di un bel po' da lavorarci su. Perfetto, non perdiamo altro tempo e andiamo a faticare. Allora, vediamo un po' dove l'ho messo. Eccolo qua. Ovviamente questo è il camion che ho preso nel precedente episodio. Poi andremo a vedere un pochettino la particolarità di questo mezzo.
Calce viva, perfetto. Cominciamo la lavorazione. Ah, dimenticavo, è l'ultima volta che ho fatto la live e qui c'era terra battuta. Adesso ho messo questa pavimentazione qui, su suggerimento di una follower del canale. Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. E mi sa che no. Vediamo un po'. Vediamo un po' come va a finire oggi. Se riusciamo a fare un po' di tutto. Riepilogo. Bisogna passare la calce viva. Poi se riusciamo a arare e eventualmente riuscire anche a seminare. Vediamo un po' se riusciamo in questa grande impresa. Se riusciremo in questa grande impresa. Ogni scarafone è bella mamma sua. Ah, ecco cosa ho lasciato l'ultima volta. Questo baffetto di frumento. Tenteremo anche di vedere se il prezzo dei semi di soia è abbastanza alto, lo andremo a vendere. E vedremo un po' di... eventualmente di... provare eventualmente qualche altro mezzo. Disponibilità economiche permettendo. Ragazzi, oggi qui in provincia di Napoli, Napoli qui, la giornata oggi che è domenica, oggi quanto ce ne abbiamo? Insomma, oggi, questa domenica, oggi ne abbiamo 13 giugno e al momento il termometro segna 29 gradi. Per il momento però il caldo è ancora secco, quindi è abbastanza sopportabile, anche se io diciamo cerco di adattarmi sempre a qualsiasi tipo di meteo, insomma, di tempo, e per il momento si sta bene. Voi preferite più il fresco o il caldo? O meglio, sopportate il caldo oppure vi sentite un po' più a vostro agio d'inverno?
I porto tre raut o tre rotra piange ma scegli quattro amate in piro 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 pum 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 scarpere tu 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 scalea, scalea, ma come mi ricrea andare in vacanza, 10 nuri in da una stanza, uscire la sera che zuccoli l'opera, andare in pizzeria insieme a nonna mia. Pam 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 pam. L'ultima volta su questo campo è stato coltivato a frumento, frumentosamento. Ossamente che dir si voglia. E andiamo a vedere un pochettino cosa bisogna fare. Nel frattempo vediamo un po' il prezzo. 2969. Si potrebbe anche andare a vendere semi di soia. Se il telone del macchinario per spargere la calce viva fosse stato bianco, di colore bianco, avrei senza volerlo fatto i colori del tricolore italiano. Volevo approfittare e cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante l'assenza delle live della loro preferenza, insomma coloro che hanno scelto di seguire il nostro canale. Perché, come dico sempre, il canale siete voi che lo portate avanti, quindi è soprattutto merito vostro se il canale cresce.
Grazie, grazie a tutti veramente. Ritornando alla Calceviva, qui a breve mi sa che bisogna fare un bel pieno. Poi, se dovesse avanzare della Calceviva, là tenteremo di depositarla nel silos multifruit. Per poi procedere e andare avanti con la fertilizzazione. Un'altra mod che dovrò mod, un'altra struttura che dovrò installare è una BGA, un biogas di dimensioni ridotte. Perché al momento, siccome mi occorre il digestato dove c'è la farma dove ci sono le mucche, ho un macchinario che con gli scarti dell'erba produce digestato, e siccome vorrei fertilizzare i terreni con il digestato, pensavo di metterne un biogas più vicino dove posso produrre appunto del digestato e poi andare avanti con tutto i lavori. E turu turu tutto e turu turu tutto e svegliarsi la mattina e turu turu tutto e turu turu tutto bello riposare solo con te. Ora non ricordo la canzone. I wanna stay with you on the mountain. I want to stay with you at the sea. I want to love you forever. Opla. Porto tre round, io guido la pecca. Tre rotte rapioci e porto tre round. Sapore di sale, sapore di mare. Di sale, oh yeah, sapore di mare. Benvenuti in questo mini tutorial su come coltivare su
Farming Simulator 19. Benvenuti a tutti gli amici e alle amiche del canale. Oggi andremo avanti con la nostra campagna di cose da pazzi. E come direbbe il grande Totò, cose da pazzi in questo manicomio. È vero, effettivamente. Io qui quasi quasi dopo darei una pulitina all'area qui intorno. E porto tre route la piange. Vediamo dove deve essere ancora passata. Ok, il grosso è quasi fatto. Sorry, scusate. I'd rather three wheels. Più avanti, allora forse dovrebbe esserci l'area non trattata. Vediamo un po'. Qui non è forse l'altro campo, vediamo un po'. Ok, quindi è rimasto soltanto l'altro, perfetto. Invicta, toda la libertà. E allora partiamo da lì. Però prima andiamo a fare il pieno. Oh yeah. Alright. Arabdana. Bella sprite. You let myself, you take my self-control. You got to be up in all the Abbiamo spesso? Ah, 1.400 euro. Credevo di aver speso molto di più. Allora, dov'è l'area? Eccola qua, l'area non trattata. Pam 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 param param. Oh, bentornato carissimo. Caspiterina.
Dove sei stasera di servizio? Così magari passo a farti un salutino. Oramai sei diventato moderatore ufficiale. Ah, ottimo. Quindi sei un moderatore ufficiale. Hanno nominato il moderatore per eccellenza. O sbaglio? Se ti cercano vuol dire che sei una persona in gamba e che ti metti con impegno al 200%. Eh sì, ho visto moderatori, soprattutto quelli lì che moderano gli stream gli stream femminili, le streamer che a causa di non gentiluomini, insomma, si vedono costretti e si vedono veramente a dover moderare termini e cose indicibili. Ah, meno male. Si vede che hai trovato persone brave ed educate. Buono, vuol dire che magari hanno capito che alla fine non serve essere poco educati in una live, così come nella vita reale, che purtroppo molte di queste persone, forse questi atteggiamenti qua, diciamo, poco gentleman, diciamo, un po' particolari, un po' così. Capita a volte di vederne qualcuno che lo fa anche nella vita reale, però a volte poi si rendono conto che magari il virtuale comunque dietro una cam c'è comunque una persona e quindi va rispettata in primis come persona e poi come streamer. È quello che faccio pure io, insomma, con gli amici streamer. Li passo sempre a salutare quando sono in live. E ho ribadito già in altre occasioni il concetto è che alla fine non bisogna farsi le scarpe tra streamer, ma bisogna aiutarsi. Poi soprattutto con questi periodi un po' particolari è sempre una cosa buona, insomma, darsi una mano e quindi un saluto, una cosa, almeno io la penso così. Poi no, sinceramente no, anche perché il mio canale non è che fa tante visualizzazioni in diretta, per cui se riesco a farne 3 picchi di 10, 11 sono temporanei. Però comunque il bot che ancora prima che venga lasciata pubblicata una parola, insomma, la blocca. Però fortunatamente, devo essere sincero, ho sempre trovato persone molto educate, non ho avuto mai problemi di alcun tipo qui su Twitch. Invece, in moderazione su Facebook, là sì,
Ho fatto diversi ban, ma pochi. Ho sempre usato il metodo un po' come qui su Twitch, la riammissione. Però poi alla fine è capitato quel momento di, chiamiamolo così, di defiance, o di perdita di lucidità. Poi dopo, insomma, sono rientrati, sono stati tranquilli, insomma. È che purtroppo ribadisco il concetto, non capiscono che al di là della webcam c'è una persona. Dimmi, Fede, raccontami un po' di questo ban. Ah, ho capito. Sì, perché alcuni canali, la maggior parte dei canali adottano il regolamento del non parlare degli streamer. Sì, ma quante volte lo hai mutato? Diciamo così, quante volte l'hai kickato? Ah, 3 volte. Diciamo che ci starebbe, ma ha parlato male di questa persona? Allora, se ho ben capito, nel canale che gestisci tu è vietato parlare di altri streamer a prescindere, giusto? Ok, quindi diciamo che seppure avesse parlato bene di questo streamer, è come se stesse tentando di fare lo spam. E beh, se il regolamento prevede questo, e beh, sì. Ma questo nel canale dove tu fai il moderatore, il gestore ha messo delle regole che quando stai per scrivere ti compare il pop-up e ti descrive in breve le regole, poi schiacciando ok si accede alla chat, perché io ho fatto così. Ok, quindi allora due sono le cose: o non legge, o boh, sarà entrato per fare pubblicità, chissà, perché poi l'andazzo non lo so. Però se è previsto dal regolamento e tu magari. Ma tu hai provato a scriverglielo prima di bannarlo, nel senso avvisarlo, dire guarda, dal regolamento è previsto che non si parla di nessun altro streamer. Perché io prima di bannare su Facebook, ovviamente io avvisavo. Poi, se quella persona si ostinava a continuare, allora solo in quel caso lì, diciamo, lo cacciavo via. Ah, ok. Quindi l'ha avvisata. Però è stato lui un po' troppo, come dire, disattento, va, diciamo così. È molto più disattento al regolamento, è molto più attento a
non rispettarne le regole. Ma capiva la lingua del regolamento, no? Perché mi verrebbe da dire che magari questo qua utilizzava Google Translator e magari è andato a vedere che significa la parola in italiano. Boh, che strano, non penso che uno sia così sprovveduto da violare il regolamento, almeno che uno è proprio, come dire, incallito. Ma strano, perché ti ripeto, io se vado in un canale io è come se ne entrassi a casa di una persona, per cui non è che mi metto a fare quindi ha fatto la traduzione. Chissà se ha capito, perché mi sorge il dubbio che magari non abbia capito realmente il senso del messaggio. Strano, ti ripeto, però può darsi pure che boh. Io purtroppo non so che il rumeno ha delle parole molto simili all'italiano, se non ricordo male, perché ho conosciuto diversi amici rumeni. E quando parlavano alcune parole mi sembrava fossero quasi italianizzate, quasi in italiano. Quindi multilingua, diciamo così, nella lingua sua. Era scritto. L'unica cosa, dovresti provare a magari. Solitamente chiedono di essere sbannati. Dovresti provare a vedere quando ti fa la richiesta di sban quello che ti scrive, perché molte volte scusa un attimo. Dicevo, molte volte come se non, diciamo che non l'ha fatta apposta, ecco, a dargli una seconda chance, cioè nel senso adesso gli hai dato il blocco. E allora evidentemente non ha letto il regolamento, mi verrebbe da pensare, arrivato a sto punto. Perché se ha scritto così, allora forse ha risposto così in automatico, senza capire il senso, ma diciamo che se è previsto dal regolamento e tu gliel'hai detto 3 volte, beh, e vede che uno insiste, il ban diciamo che ci sta, però magari dagli una seconda chance di rientrare e vedere se effettivamente ha capito l'errore, che se poi non l'ha capito, allora arrivato a quel punto vuol dire che o è proprio fatto così. Però diciamo che al terzo ban poi potresti dargli l'espulsione definitiva, un po' come il calcio per farti capire, solo che il calcio quando gli danno i 2 cartellini rossi poi non gioca la partita successiva. Diciamo che potresti parlarne con lo streamer, eventualmente adottare qualcosa di simile, perché è molto più comprensibile moderare più o meno. Seguendo, diciamo così, una sorta di regolamento, regola di espulsione da un canale. Io ti consiglio di parlarne con lo streamer e vedere lui che cosa dice. Se lui, diciamo, dice che va bene, allora magari lui lo dirà. Che ne so, se è bilingue lo dirà in italiano e in rumeno e poi verrà scritto nella chat, nella cosa lì. Sì, no, io ho capito quello che dici tu. Però io dicevo, eventualmente tu lo banni adesso, magari in futuro lo si inibisce, che ne so, per
Una settimana, 10 giorni, 2 settimane. Dopodiché, al secondo ban, quello è l'ultimo. Dopodiché, al terzo viene buttato fuori e non viene riammesso. Cioè, capito? Dagli un'altra opportunità. Perché pensa che la prima volta che viene espulso, cioè viene bannato e poi viene riammesso, se lo chiede, ovviamente, capirà e quindi può darsi pure che dice: vabbè, fammi stare più attento perché non voglio essere espulso. Parlane perché ti ho detto, è più semplice per voi moderatori ed è un metodo più elementare. Tu gli dici: guarda, io ti propongo di fare così, utilizzare la regola dei cartellini del calcio. La prima volta lo ammonisci, la seconda volta lo ammonisci, alla terza volta poi viene buttato fuori. Però devi dire che tra la prima e la seconda espulsione, al secondo ban, gli dai un tot giorni di sospensione e poi lo riammetti un'altra volta. Parlane perché potrebbe essere una soluzione fattibile e poi anche meno pesante per voi moderatori. Comunque sta pavimentazione ci voleva. Questa prima era tutta terra battuta. L'amica poi quando tornerà di nuovo in live la ringrazierò per il consiglio che mi ha dato. Mi aveva detto che effettivamente era poco bello vedere la pavimentazione così. Facciamo un po' di ASMR. Quindi è un recidivo. Vabbè, diciamo che riparti da zero, quindi magari le volte precedenti in cui lo vede bannato, datelo come se fosse stato riammesso, quindi ex novo. Però poi lo avvisate, magari nel regolamento, magari all'inizio di ogni live o durante la live, lo streamer potrebbe un po' spiegare le regole del canale e dire che comunque dopo un certo numero di sospensioni poi c'è il ban definitivo e quindi non potrà più rientrare. O eventualmente dopo un lungo periodo, che ne so, dopo il secondo ban o il terzo ban, magari farlo rientrare dopo un mese, 40 giorni, per vedere se magari ha capito. Dovreste provare a ottimizzare, ecco, un pochettino la moderazione, soprattutto per voi, per evitare di, insomma, di farvi un cuore come una capanna. Questo sì. Perché può darsi pure che lui capisce, la prima volta lo fa perché dice: beh, che fa? La seconda volta che già ha avuto la sospensione di 2 settimane, 3 settimane, sarà un pochettino più attento. Che poi dimmi una cosa, perché poi non ho capito bene del ban. Allora, su Facebook funziona che se io in un gruppo o in una pagina banno un utente, l'utente non trova né la pagina né il gruppo. Su Twitch invece mi dice un attimino come funziona, cioè funziona allo stesso modo o c'è una procedura diversa?
Ah, ok, perfetto. Quindi è soltanto riguarda il ban riguarda soltanto la chat, cioè non può scrivere, però può guardare la live tranquillamente. Ho capito. E secondo me, l'ho detto, più che utilizzare. Ok, perfetto. Quindi se lui ti manda la richiesta per essere sbannato, perché ho visto alcuni streamer che hanno fatto lo sban, l'unban durante le live, e ho visto che accettavano oppure diciamo rigettavano la richiesta, però non ho mai prestato attenzione se l'utente fosse online. Quindi, se online si sbanna, se ho capito bene. Però il ban alla fine è soltanto per la chat. Beh, effettivamente Twitch è un po' più clemente rispetto a Facebook. Bisogna, ti ho detto, bisogna capire com'è meglio riuscire a gestire questa cosa. Io penso che se al primo ban mi dai 10 giorni di muting, diciamo così, alla seconda gliene dai 20, e quello dice aspetta un momento, io qua il primo me sono fatto 10 giorni, poi mi sono fatto 20 giorni, poi mi faccio un mese, dice no, non mi conviene violare le regole. E quindi magari capisce e dice vabbè. Rispettiamo le regole. Perché ci sono pure i troll, penso, qua su Twitch. Anche se mi pare che rispetto a Facebook ne sono di meno. Però comunque da come mi hai scritto mi hai fatto capire che questi magari sono quelli che si divertono quasi quasi a creare un po' di scompiglio, un po' di confusione, però ci vuole, detto, devi provare a trovare con lo streamer a parlarne, a trovare un buon compromesso. Sospensione 10, 20, 30 giorni e primo ban per un mese, quello che sia. Quindi alla terza espulsione tu lo butti fuori e lui non può chattare tipo per 40 giorni e magari provi a potresti raddoppiare ogni volta che viene espulso. Tipo la prima espulsione dopo i 3 ban 40 giorni, poi successivamente ne fai 80 e poi 120. Per dire, poi magari si può fare anche di meno, però dare anche delle le giornate di squalifica, diciamo così, per dirla in termine calcistico. Giornate, oddio, là su. Sono un bel po' di giorni. Sperando che comunque poi una volta che pensa che una volta che lo streamer o la streamer lo ribadirà per 10 giorni durante l'arco dello stream, poi l'utente dice ah, però questa ha detto sta cosa. Chi è utente buono dice ok. Grazie per l'informazione. Chi invece magari è un po' così, allora è particolare. Vabbè, dire il nome. Allora, io sono del parere che se si deve parlare bene di una persona, si potrebbe anche fare, ma parlarne male sui social non mi sembra il caso. Ma per un semplice motivo, perché è da procedura penale, insomma, si può andare a finire anche sul penale. Non tutti capiscono che i social media sono comunque mezzi di comunicazione, per cui un'offesa è come se fosse fatta a mezzo stampa, per cui si passa anche sul penale.
Per cui è bene farlo capire a queste persone, perché se uno fa una grossa offesa e poi fa la denuncia alle autorità preposte, è quello. Comunque se va a fare il processo. E non mi sembra il caso. Parliamo comunque di social, che dovrebbe essere uno svago. Però. Speriamo bene, dai, speriamo che almeno capisca l'errore e che magari in futuro stia più attento. Hello Shark! Welcome, welcome back! Did you enjoy the Freightliner? It's one of the goodest trucks. Ah, Fede, ecco. Allora forse c'è una spiegazione a tutto ciò. Quindi potrebbe essere qualcosa, un atteggiamento, diciamo così, di protesta, perché non ha ricevuto il beneficio di essere VIP. E quindi questa potrebbe essere, potresti avere la soluzione. Però ovviamente se merita. In che senso? Tu ci fabbrica e dici. Assegnargli il badge VIP tipo per 10 giorni e se si comporta bene, questo ovviamente parla sempre con lo streamer, se si comporta bene glielo lasciate. Nel momento in cui lui per un motivo o per un altro dovesse non rispettare le regole e fare un po' di farvi penare un po' a voi, allora a quel punto potreste parlandone con lo streamer, dire: guarda, l'utente XY non si comporta bene, tu che ne dici se gli ritiriamo il badge di VIP? E così, insomma, potreste trovare una soluzione. Perché ora che mi hai scritto sta cosa mi hai fatto riflettere. Quindi può essere una sorta di, oddio, non posso dire di protesta, però poco ci manca. Shark, sorry, we are talking in Italian. What's the weather like in Romania? Today here in my city in Naples it's so hot today. There are at least 29 degrees. The summer is coming. Sì, infatti, Fede, queste sono tutte proposte che sì, devi proporre sempre allo streamer. E fagli presente che questa potrebbe essere diciamo un palliativo, per non dire soluzione. Potrebbe stendere e distendere un po' la situazione con questo utente. E magari farlo nominarlo anche moderatore, ecco, un'altra cosa che si potrebbe fare a turno, magari
Si potrebbe fare un moderatore, diciamo così, temporaneo. Sai, pure per responsabilizzare un pochettino gli utenti del canale e poi si sentono anche parte integrante, cioè non solo spettatori. Oh, Sharks, here's to there is a very shiny sun. Weather here in Naples is fantastic. Humidity is not so high, so I can breathe. But I suppose that in July the weather will be very hot. Like a red hot chili pepper. Ok. Job done. Solo che sti sacchi qua non voglio lasciarli in mezzo qua. Quasi quasi li metto a fianco al serbatoio qua, al punto vendita. Al momento li lascio qui, poi mi organizzo meglio. Shark, did you ever played two Farming Simulator? Or this is the first time that you watch this kind of game? Ah, ecco. VIP per un mese, però forse per responsabilizzarlo, provate a nominarlo, sempre ovviamente parlando con lo streamer, farlo VIP ad hoc. Se si comporta bene, allora magari potete provare anche ad inserirlo come moderatore, perché può darsi pure che si responsabilizza. E inizia ad essere anche meno, come dire, meno sfuggente al regolamento, ma magari inizierà a sentirsi più responsabilizzato e quindi dice: ok, il regolamento è questo, mi hanno dato questo incarico, devo fare attenzione a non ad essere il primo a violarlo. È da provare, potrebbe anche funzionare. Ah, ho capito. Ah, you have on Xbox? Ok, I understand, Shark. It's not so different from the PC version. The only difference is that on PC version you have more slot for mods, and the mod hub on PC have a lot of mod more than console version. But so far so good. Fede, provatele tutte quante le soluzioni. L'ho detto perché può darsi pure che lui, se si vede VIP, magari si sente, lo nominate seppur temporaneamente moderatore, si responsabilizza. E quindi.
è il primo che dopo vi darà una mano, perché credo che lui sta cosa la stia facendo soltanto perché, o meglio, probabilmente anche per il fatto che non gli è stato concesso il badge di VIP. È da provare. Tanto, come dire, tentare non nuoce. Alla fine potreste trovare giovamento, eventualmente rimane così tale e quale, però almeno avete cercato di tutto per farlo stare un po' più attento prima di poi buttarlo fuori definitivamente, cioè di non permettergli più di scrivere in chat. Però è bene, secondo me, provare due volte. Alla terza volta, se lui continua, allora uno gli dice: amico, però fa bravo, come si dice dalle mie parti. 100 punti canale, ma tipo per sbloccare le icone, queste cose qui, oppure per diventare VIP. Ah, provate comunque. Oh, Shark, this is a so good game. CSGO. It's not my kind of game, but I saw on YouTube some gameplay. I prefer as a shooting game. Sniper Elite or kind of this game. CSGO is a lot played. I see the game has a lot of followers. I think it's quite difficult to play for fasting movement, but I don't like games that you can't use tactical movements or other things like that. I prefer moving in the game using tactical movements as a real military professional. But it's a quite good game. Punti quella per bere è lo streamer. Solitamente si ferma, almeno negli altri canali ho visto che lo streamer si ferma e beve. Forse tu dici che i 100 punti doveva il bere doveva farlo lui. No, scherzi a parte. È strano però il comportamento di questa persona. Troppo strano. Secondo me, ti ho detto, se ne sarà risentito da quando voi, non, voi diciamo, come canale, non gli avete concesso il badge di VIP. Ci sono quei fan che sono talmente accaniti che i punti canale li utilizzano così. Però ti ho detto, bisogna cercare di capire la persona come è fatta e cercare anche di pure per insomma per tenerlo nel canale per responsabilizzarlo, ho detto, perché voglio dire tutto è nato da quella situazione là. Poi penso che dopo le cose sicuramente si aggiustano, ecco.
Grazie, Fede. Sì, in realtà l'ho lasciato in just chatting al momento perché comunque sto facendo una chiacchierata con gli amici. Poi dopo, al termine della live, lo rimetto nell'eco Fede dei Morosciuto aggiusta. 83 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ah, benvenuto, scusami. Benvenuto nel canale. Grazie per il follow. Grazie comunque per il suggerimento. Diciamo che al momento, come ti ho anticipato, l'ho messo già in just chatting perché durante la live, insomma, scambio quattro chiacchiere con gli amici. Benvenuto comunque. Questo è un bel class da 100 cavalli. Pardon, 500. Pagato 100.000 euro nel Modab. Ottimo, cosa ti ha detto Fede? Vediamo un po' se almeno riusciamo a risolvere sta cosa. Che ti ha detto? Secondo me quella potrebbe essere la soluzione per responsabilizzarlo e quindi e tenerlo anche un po' meno turbolento, ecco, diciamo così, nel canale. E vabbè, almeno tu hai provato a parlarne con lo streamer. Poi lui, essendo il gestore del canale, devi attenerti a quello che ti ha detto. Però magari in futuro con qualcun altro, ecco, prova a suggerire allo streamer di nominare un VIP. A prescindere dal punteggio, in base al comportamento, insomma, al quanto tempo segue, se magari che ne so, vi dà una mano e quindi se qualcuno fa casino in chat cerca di darvi una mano, e sai, un po' di meritocrazia, ma giusto così, o magari fate un'icona speciale. Una cosa così, almeno si sentono meno passivi e partecipano anche in maniera più attiva al canale. Però sono tutte cose che, ecco, è da proporre allo streamer. Fa bene anche al canale in questo modo. Allo streamer permette anche di essere di utilizzare un sistema di come dire, di valutazione diversa. Ne so parecchi, però ho detto inserire qualcosa di VIP magari, che ne so, la prima volta per un mese, poi per 2 mesi. Far sì che, per esempio, dopo la terza volta che questo è diventato VIP, si potrebbe, che ne so, promuoverlo a special VIP, non dico moderatore perché poi dipende dallo streamer, però fare qualcosa che oltre a VIP c'è sta qualcosa in più che lo responsabilizza e quindi lo fa sentire più parte del canale. Cioè non solo a stare dall'altra parte, ma si sente anche parte del canale, quindi da una mano, insomma, secondo me potrebbe essere una cosa carina, bella.
fertilizzazione. Devo toglierli da là. I pallet di fertilizzanti qua non vanno bene. I have to remove the fertilizer pallet from here. Shark, are you always in chat? Okay. What do you think about the work I am doing in this moment? I am doing it well, or I have to work hard to be a better farmer. Ok, don't worry, don't worry. What is important that you are here and you are having some fun, you too, on your game. L'astronave che arriva. Pam 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 pam. Bon voyage. Bon voyage. Pam pam pam. Porto tre round. E porto tre round. O tre rotra piage. Mascedi quattro mattai. E quattro dieci. Prossimo acquisto assolutamente deve essere un aratro più grande. Para para pam pam pam.
Come stanno le mucche? Pulizia, ok, ci sta, ok. Para, para, pa, pa. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. I porto tre round. I porto tre round, ma pure il trattore di 500 cavalli. I drive a tractor of 500 horsepower. Oh yeah! Vai trattoriello, vai! Tira, tira! It's rainy man, alleluia. It's rainy man, alleluia. I drive the three wheels. Gigi, Gigi, Giginio, Gigi, Nice. Nice job.
Great, great, great. Com'è andata? Giginho, quello parla un po' di portoghese e portoghese. In realtà questa canzone dice Gigi o Luigi, Gigino, Gigi, detta alla napoletana. Gigi, anzi Gigi Grobo d'acciaio. Gigi. Sulle mani, chat. Put your hands in the air. Sulle manine. Ho capito, devo fare un poco di tico 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 tico. Un saluto a tutti gli ASMR. My utmost respect. Il mio massimo rispetto. Facciamo un po' di sana ironia, così in generale, ma sempre il mio massimo rispetto per la categoria ASMR. My utmost respect. Fede, che dici? Do un'altra spazzolata alla webcam con il pennellino qui da 2 euro comprato alla ferramenta, che dici? Lo chiameremo lo spazzolino Gigi Grobo d'acciaio. Anzi, lo spazzolino Gigino. Gigino the pencil. No, quello che è the brush. Paint brush. Ma se volete ne ho anche ancora un altro un po' più piccolino. Tico 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 tico. Un po' di musichetta di alta classe. Come dice una nota emittente radio. Musica di gran classe. Shishik. Ma allora vediamo un po'. 550 cavalli. 10 metri e mezzo. Questa quant'è? Pare 8 metri. Vediamo un po'. 8 metri. Grazie per avermi seguito, poi procederò un po' con il lavoro offline. Grazie a tutti e come sempre ci vediamo alla prossima live e state buono, ciao!